Il video di oggi è realizzato grazie a PCB Way. Abbiamo realizzato tanti progetti con loro. E se anche tu vuoi realizzare i tuoi PCB di qualità per i tuoi progetti Do It Yourself, allora vai sul loro sito www.pcbway.com, dove puoi scegliere tra tantissimi colori disponibili, e c'è anche il viola. Ti basterà caricare il tuo file Gerber e scegliere la spedizione più adatta a te. Otterrai un servizio professionale e veloce che ti accompagna dal momento dell'ordine fino all'arrivo a casa tua. Quindi che aspetti? Mica i PCB crescono sugli alberi. Vai e ordina il tuo PCB su PCBWay. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Torniamo a riparlare di Banana Pie, questa volta con la Banana Pi Pico s 3 una dev board con ISP32 che imita perfettamente o quasi la Raspberry Pi Pico U. Però, prima di iniziare con il video di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per noi è importante, fatelo quindi, in più andate sul nostro sito www.fattolodasolo.it Progettata proprio per emulare nelle dimensioni e nell'aspetto la Raspberry Pi Pico, la Banana Pi Pico S3 è una dev board con un microcontrollore ISP32 S3 con dimensioni ridotte, interfaccia pratica, facile da usare e può essere applicata direttamente a progetti IoT a basso consumo. Come tutte le dev board di Banana Pi che abbiamo visto, anche la Banana Pico S3 è fornita di una comunicazione wireless dual mod, wifi a 2,4 GHz e Bluetooth LE. Possiamo programmarla non solo con la Idle di Arduino, cosa che faremo, ma anche in MicroPython e CircuitPython. La BPI Pico s 3 possiede un microcontrollore ISP32 S3 Extensa LX 7 a 32 bit, corredato da 2 MB di RAM e 8 memoria di flash. La connessione WiFi, l'abbiamo detto a 2,4 GHz a 150 Mbps. Mentre il Bluetooth è 5. La tensione di lavoro è la classica 3,3V, sebbene sia possibile fornire alla scheda anche una tensione di ingresso di 5V. L'idea che ha portato alla creazione di questa scheda è bene o male quella in cui eh, ci rivediamo tutte queste VPI, cioè una tensione di lavoro a 10 microA in deep sleep, quindi molto utile per i progetti IoT. La banana Py. BPI Pico S3, possiede ben 39 pin, in realtà sarebbero 48, però quelli programmabili eh, sono eh, in realtà solo 27, e sono tutti appunto programmabili sia digitalmente, quindi PWM 8 canali, che analogicamente. 8 invece sono ben 8, ripeto, i pin dedicati al ground. Troviamo le stesse interfacce che abbiamo visto finora: la i4C, la SPI, la WART, e così via dicendo, senza scordarci anche qui le temperature che già ben conosciamo, cioè da meno 40 gradi a più 85C. Troviamo un connettore micro USB che svolge sia il ruolo di porta per poter caricare gli sketch sia per alimentare a 5 volte la scheda stessa, ma a differenza. Per esempio, della LIF S3 che possedeva un connettore per batteria, questa non ne è provvista, quindi di conseguenza non può nemmeno ricaricare una batteria. La BPI Pico S3 è anche dotata di un LED ARGB, anche questo collegato al pin numero 48 e troviamo anche qui un pulsante di reset. La cosa però particolare è la mancanza del pulsante di boot che finora è sempre stato presente. Sarà di fatti creare un piccolo circuito per poter programmare la scheda utilizzando i contatti invece presenti proprio per il boot. Passiamo però a predisporre la idea di Arduino per la programmazione con ISP32 e lo facciamo inserendo il link che stiamo andando a vedere nel percorso File, Impostazioni e aggiungendolo alla voce URL aggiuntive per il gestore schede. Una volta confermato il tutto, muoviamoci sul menu Strumenti, Schede, Gestore Schede e andiamo nella finestra che ci aprirà a cercare ISP32 installiamo il pacchetto e attendiamo a questo punto muoviamoci per collegare per la prima volta la nostra BPI Pico US3 al computer creiamo come abbiamo detto poco fa un piccolo cortocircuito anche con dei jumper tra i contatti del boot mentre la reboard non è ancora collegata oppure possiamo collegarla creare il cortocircuito e premere il pulsante di reset quindi Connettiamola a questo punto al PC, aspettiamo che si collega al PC e possiamo caricare il nostro sketch. La dev board entrerà quindi in modalità di programmazione e apparirà sul menu Strumenti. Selezioniamo la porta dedicata, la scheda da selezionare è in Strumenti scheda ISP32, ISP32S3 Dev Module. Testiamo ora il codice. Utilizziamo due sketch che già conosciamo bene, il primo è del web server, il secondo è per il LED RGB. Creiamo, come abbiamo già visto, un web server e lo facciamo andando a prenderlo dall'elenco degli esempi. Modifichiamo semplicemente inserendo la nostra SSID e la password, quindi le credenziali della nostra rete Wi-Fi. Carichiamola, dopodiché apriamo semplicemente un web browser e andiamo all'indirizzo http://isp32.local se tutto è andato a buon fine aprirà questo messaggio Hello from ISP32 l'ultimo sketch che andiamo a provare e poi concludiamo è quello appunto sull'ed RGB anche qua andiamo sempre a utilizzare la libreria Freenov WS2812 Lib for ISP32 che possiamo andare a scaricare da strumenti gestore schede Installiamola e muoviamoci sullo sketch Rainbow che troviamo nel percorso file esempi FreeNov WS2812 4 esp 32 L'unica cosa che dobbiamo andare a sostituire, leviamo il 2 e mettiamo il 48. Carichiamo lo sketch come abbiamo fatto finora e vedremo il LED RGB integrato cambiare colore. Con questo si conclude il video di oggi. Mi raccomando se vi è piaciuto, fatecelo sapere. Noi ci vediamo prossimamente con altri contenuti. Ciao ciao!